watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, okay. Salve a tutti e ben ritrovati. Quello di oggi è un video strano, particolare, in primis perché questo video è stato caricato su entrambi i canali in mio possesso. Ebbene sì, ho due canali, un secondo in cui parlo del calcio giocato, particolarmente della Serie A e degli europei che stanno arrivando, praticamente quello che ho fatto all'inizio su questo primo canale. Vi invito a passare qui sotto in descrizione, dove troverete il link al mio secondo canale o nelle schede che si sta aprendo proprio in questo momento, ed iscrivervi perché molto più spesso verrà utilizzato per parlare di queste tematiche. All'interno di quel canale troverete già un video di presentazione di 5 minuti già caricato in precedenza, in cui vi spiego qualche cosa anche inerente a questo canale, dato che la programmazione sta per cambiare, ma se volete saperne più andate a vedere quel video. Ho deciso di caricare questo video su entrambi i canali principalmente per capire se l'idea vi può piacere, quindi scrivetemelo qui sotto nei commenti se vi può andare bene questa tipologia di video, questa serie, e anche ovviamente per autospammarmi il secondo canale, dato che la differenza di iscritti è palese. Questa è una serie che mi piacerebbe portare avanti come naturale evoluzione del Da 0 a 10, forse prima e storica serie del mio canale YouTube, che in tanti di voi hanno avuto il piacere di vedere nascere ed evolversi. Ovviamente ho deciso di tenere separate la parte gaming con la parte seria, quindi Foolish da una parte e Luca Toselli dall'altra. Se siete tutti pronti e avete già effettuato l'iscrizione al secondo canale, direi che si può iniziare con l'analisi tecnico-tattica del meglio e del peggio della 35esima giornata di Serie A. Flop. Al terzo posto il Frosinone. Perde il big match contro il Palermo, uno scontro diretto che potrebbe decretare la retrocessione Ciociara. Peccato, perché da sempre che sostengo che il Frosinone, nonostante la rosa meno qualitativa della Serie A, avrebbe potuto tranquillamente salvarsi grazie alla voglia e alla forza del gruppo. Non è ancora ufficiale la retrocessione, ma sarà difficilissimo salvarsi dopo questa brutta sconfitta. Secondo posto il Napoli. Gli azzurri avevano ben 2 risultati su 3 per chiudere in anticipo la corsa al secondo posto, e nonostante la grande prestazione espressa all'Olimpico di Roma, ne escono con le ossa rotte per colpa del gol di Nainggolan, che allo stesso tempo regala matematicamente lo scudetto alla Juventus. Questa sconfitta ci regalerà un bellissimo finale di stagione, nel quale il ritrovati Higuain, oltre al secondo posto, vorrà battere ogni record di gol in una singola stagione di Serie A. Nordahl è a 35, il Pipita è a 30. 5 gol in 3 partite sono troppi anche per l'argentino. Primo posto, il Milan. L'esonero di Mihajlovic sinceramente ancora non l'ho capito, soprattutto dopo la gran partita disputata contro la Juventus. Brocchi vince l'esordio con la Samp con il gol di Bacca e poi non continua il filotto, uscendo sconfitto addirittura dal match di oggi contro l'ultima in classifica, che dopo 90 minuti si ritroverà addirittura matematicamente retrocessa. I 3 punti a Verona contro l'Hellas erano fondamentali ed essenziali per l'Europa, che ora è insidiata addirittura dal Sassuolo dei Miracoli. Il Milan non può e non deve essere questo, anche solo per rispetto alla sua storia e ai suoi tifosi. Top! Al terzo posto, Carpi e Palermo. Le due squadre con più possibilità di salvarsi grazie al vittorio in questa giornata. Sicuramente il Palermo ha più qualità in assoluto tra tutte quelle che ancora vogliono salvarsi, grazie soprattutto ad un attacco affidabile come Vasquez e Gilardino. Il Carpi vince una partita assurda, giocata in superiorità numerica per quasi 90 minuti e comunque dominata dall'Empoli. Chi la spunterà fra tutte? Magari il terzo incomodo? Il Frosinone stesso? Secondo posto, Roma e Sassuolo. Finiscono nei top meritatamente, entrambe hanno un obiettivo in testa e lottano con tutto loro stessi per arrivarci. L'Europa è un richiamo fortissimo per le due compagini, che sia l'accesso diretto alla Champions League o che sia addirittura le Europa League per una dimensione come il Sassuolo. Credo che il Napoli sia comunque più forte della Roma, nonostante la vittoria dei giallorossi si è visto un gioco più elevato da parte dei campani, ma il campo ha decretato la vittoria dei giallorossi e ora la classifica è divertente per gli ultimi 270 minuti di Serie A. Il Sassuolo potrebbe fare qualcosa di bellissimo e di estremamente romantico. Ne sarei davvero felice, dato che comunque seguo i neroverdi dalla Serie B e non dall'ultimo anno, ma da quello prima ancora. Primo posto, Gianluigi Buffon. Ho voluto premiare il portierone e non la Juventus perché in questo 5° scudetto consecutivo c'è molto più Gigi che chiunque altro. E non parlo solamente in campo, ma anche fuori, con le parole decisive che hanno scosso tutta la squadra dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo. All'interno di questa stagione comunque ha anche effettuato parate troppo decisive, come quella su Cesar, quella su Glick nel derby, su Pazzini, la doppia su Balotelli nell'ultimo Milan-Juve, o per ultimo il rigore parato a Kalinic proprio in questa giornata. Capitano e leggenda del calcio, non solo della Juventus, ora vorrà sicuramente fare una gran figura anche agli europei. Io, da tifoso della nazionale italiana, me lo auguro assolutamente. Bene ragazzi, questo era quello che avevo in mente per quanto riguarda il secondo canale. Fatemi sapere magari qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, se vi può piacere questa idea, e ovviamente iscrivetevi al mio secondo canale perché i prossimi episodi non li troverete più qui, ma li troverete di là. E ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi a entrambi i canali qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto, per quanto riguarda il calcio non qui ma di là. Ciao ragazzi, e non vi dico dritto per dritto,
perché in questo video sono Luca e non sono Foolish.